Al via le iscrizioni al nuovo anno scolastico, un appuntamento importante soprattutto per Vibonati che, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale su richiesta del Comune, dal nuovo anno scolastico non sarà più sotto la dirigenza dell'Istituto Comprensivo Santa Croce, ma sotto quella dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, entrambi con sede a Sapri. La dirigente scolastica del Dante Alighieri, Maria Teresa Tancredi, incontrerà i genitori vibonatesi il prossimo 20 gennaio alle 10 presso il municipio per presentare la sua offerta formativa, mentre la preside del Santa Croce, Paola Migaldi, li ha già incontrati rispondendo ai loro interrogativi. Qualcuno di loro infatti è deciso comunque a lasciare Vibonati per iscrivere i figli al Santa Croce, condividendone in pieno il percorso didattico e formativo. Intanto la Migaldi smentisce le voci che sostengono che da settembre non sarà più preside a Sapri. Vorrei rasserenare e rassicurare tutti gli utenti che non ne vedo alcun motivo. Sarò lieta di dirigere questa scuola per tutto il tempo che vorrò io, che il direttore generale mi concederà. Dopo quanto accaduto, il Santa Croce si prepara ad affrontare con serenità il futuro. Con grande serenità, prima di tutto vorrei chiedere un poco di abbassare i toni. Noi siamo a scuola, voglio dire, operiamo nella scuola e non mi sembra di questo il luogo per fomentare polemiche o continuarle. Non ritengo debba dire altro perché in questi 3 anni la scuola e soprattutto i colleghi di alta professionalità, ci tengo a precisarlo, hanno operato nella correttezza, veramente nel mostrare a pieno le loro competenze, tant'è vero che i numeri ci davano ragione. Adesso cosa succede? Ci ricostruiamo, ripartiamo da quello che siamo, non da dove eravamo, ma da dove siamo adesso, e quindi i plessi afferenti all'Istituto Santa Croce saranno Sapri e Torraca e non si sa. È possibile che in futuro ci saranno anche altre novità. Le iscrizioni al nuovo anno scolastico saranno possibili fino al 6 febbraio.